Mi sono finalmente fatto droppare Rod of Discord, che ci aiuterà contro tutte le boss fight fino all'ultima, fino al Moon Lord ci aiuterà, fino a schivare il raggio mortale. L'argomento chiave di oggi sarà la Blade Staff, ragazzi. Riesce a ignorare 25 punti difesa del nemico. Ok, cosa vuol dire questo? Vuol dire che per la maggior parte dei nemici, quelli non troppo difensivi, non troppo resistenti, il 10 summon damage, ovviamente randomizzato, il 10 summon damage sarà effettivo. Noi dobbiamo combattere contro i The Twins, quindi facciamoci due conti. I The Twins hanno massimo, se non sbaglio, 29 difesa, massimo 30 difesa all'incirca, nella seconda fase, Spasmastism solamente. Quindi noi con 25 non copriamo del tutto la difesa, ma c'è un ma. Perché nonostante la Blade Staff sia un'arma summoner, può usufruire del buff della Sharpening Station? Questo è quello che avrei dovuto dire, avrei tanto voluto dire, però dopo varie prove off camera ho constatato che questa cosa non è possibile, nonostante sia scritto nella wiki. Ecco, non capisco perché sinceramente, provate voi stessi con la Blade Staff e la Sharpening Station, il danno a me risulta sempre lo stesso, quindi effettivamente non funziona. Cosa che smentirò nel video più avanti, e infatti utilizzerò Licor e tutto sarà normale. Per ora fate finta di niente. Quindi 37 difese ignorati. Noi a The Twins gli facciamo tutto il danno. Cosa vuol dire questo? Che possiamo anche estromettere il Sharktooth Necklace e lo Stinger Necklace dal setup. Quindi il setup è questo: Lightning Boots, Shield of Cthulhu, Power Glove, Pygmy Necklace, Summoner Emblem, Frozen Wings e Charm of Myths. Come vedete, qua abbiamo la Spider Armor e qua l'Obsidian Armor. Quale utilizzare tra le due? Per come mi trovo io, preferisco l'Obsidian Armor perché mi dà molto più un range e molta più velocità le whip. Voglio colpire molto con le whip. Voglio proprio essere anche una sorta di melee, anche se non lo sono. Potrei avere anche più minion, però riesco ad arrivare comunque a 5. Ne avrei 7 con la Spider Armor, ma così riesco ad arrivare a 5, quindi va benissimo. Dai, su, andiamo. Allora, ragazzi, mamma mia, che forza. Retinazer, a parer mio, è il più pericoloso, quindi devo stargli alla larga. Volevi. Ok, Spasmastims riesco bene o male a controllarlo. So cosa fa, ma Retinazer ha i razzi, si va a fanculo. Ha i raggi troppo randomici. Va bene, va bene, va bene. Mamma mia, quanto mi aiuta il Rod of Discord. Oh sì, oh sì, oh no, oh no. Oh no, questa roba sembra funzionare. No, si sta trasformando, ragazzi. Ma Retinase deve starmi alla larga. È il cancro! È il cazzo di cancro, Retinase. Vabbè. Mamma mia, Rod of Discord. Rod of Discord è Dio. È Dio in questo gioco. Cioè, tu hai Rod of Discord, diventi Dio. Vaffanculo, Retinaser. No, 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 allora. Vabbè. Addio mondo crudele, mi è piaciuto giocare a questo gioco, porco. Non è un abuso del Rod, è l'uso del Rod of Discord. Stava andando bene se non mi fossi teletrasportato sopra il boss, però effettivamente ho sbagliato. È andato? Ed è spawnato. Ed è spawnato. È effettivamente ed è spawnato. Ed è spawnato. Ed è spawnato il boss così. Perché secondo me Retinazer, io ero qui e Retinazer era ancora nell'oceano. 1000 di vita. È nostro. Sì. Troppo randomico.
Ma tutti what the fuck. A posto. Apriamo la nostra meritatissima treasure bag. 3, 2, 1, boom. Abbiamo ovviamente le Soul of Sight e la Load Bar. Queste due cose ci servono, punto. Basta, non ci serve altro. Possiamo craftare un'altra whip che si chiama Durendal, se non sbaglio, che ha la stessa capacità della Snapthorn. Quindi infligge un debuff che la fa andare più veloce, un buff che la fa andare più veloce, ed attack damage. Questo è importante. Con la Blade Staff è tanta tanta roba. Innanzitutto possiamo anche notare che abbiamo, come mi avete detto, la variante Summoner dell'Hallowed. Però noi ora craftiamo la Durendal e vediamo un po' com'è. Dai, se sarà soddisfacente questa whip. Ok. Strike enemies to gain attack speed. Quindi stessa cosa della Snapthorn. Spero che fare di nuovo i meccanici con nuovo loadout sarà una passeggiata. Darendal's Blessing si chiama, e fa andare più veloce. Mamma mia raga, assurdo, assurdo. Cioè ignorando completamente la difesa del nemico e aggiungendo 9 danni a ogni colpo. Ecco qua un nemico tosto. Da colpi anche di 20 quasi. Il minion intendo. A parte il fatto che dobbiamo reforgiarla questa Durendal, facciamolo subito, che è una cosa molto ma molto importante. Slow, sluggish, godly, no. Ruthless, no. Noi la vogliamo legendary. Massive, annoying, terrible, dangerous, shoddy, heavy. Ah, che non devo finire tutti gli ori, porca puttana. Allora, me lo vuoi dare sto cazzo di leggendari? No, non godly. Mamma che nervoso. Mi sta salendo proprio l'incazzo, quello pesante. Slow, ovviamente, ovviamente. Beh, io lo sapevo andava a finire. Per questo io non reforgio più, perché so che va a finire così. Se non sbaglio, i laser del destroyer non trapassano i blocchi. Voglio provare a fare una cosa qua con voi. Ora, abbiamo proprio l'ignoranza, che io sono l'ignoranza fatta persona. Flavis, cosa faccio? Sto provando una cosa, devo vedere una mia teoria. Cioè, sto pensando una cosa. Se non funziona, pazienza. Sono un destesta di cazzo. Demonic. Lo teniamo demonic, vaffanculo. Basta, finito. Finché non ho 3 platini io non reforgio più. Tac. Sì, magari evochiamo anche. No, ma non dovevi spawnare qua sopra. Cazzo fai? Scendi giù. Ok, possiamo già convenire che non funziona. Cristo, mettiteli nel culo tutti questi laser. Ok, perfetto. Ok, vedete che non li spara i laser? Avevo ragione. No, non ci credo che proprio di ignoranza la chiudiamo così in master mode. Davvero non ha senso, non ha senso, non ha senso. Non ha senso che sia così ignorante questo boss anche, ma che cazzo vuol dire? Le prove non mi raggiungono, eh? Bellissimo, bellissimo. Cioè, io vi giuro, l'ho pensato un attimo così, mi sono detto, posso fare sta cazzata? Ci sta però, eh? Onesto, onesto. Le prove non fanno tempo a raggiungermi, non ce la fanno, non ce la fanno. Perché le uccido prima quella Durendal, fortissima. Fortissima davvero. Se magari i miei minions attaccassero anche. Però non ne hanno voglia effettivamente. Ok. Goodbye destroyer. Goodbye. Quindi ora ci facciamo l'armatura Hallowed, che è il buff della Titanium. Non ci posso credere ragazzi. Che rotta che sarà. Mamma mia. Non vedo l'ora. Cioè non è che non trapasso. Però non li spara i laser. Questa roba era da fixare in questo aggiornamento. Nella 1.4 era da fixare. Ok. Non l'hanno fatto. Cazzi loro. Cazzi loro. Perché non ha senso sta roba. Non ha senso. Le whip molestano ai mob e ai boss che hanno le caratteristiche dei vermi. Quindi avere più pezzi. E niente, anche il destroyer se n'è andato a fare in culo. Probabilmente quello che ci darà più problemi sarà sicuramente Skeletron Prime. 3, 2, 1, boom. Abbiamo anche le Soul of Might. Più a load bar che ci permetteranno di farci l'armatura, giustamente. Non ho reworkata. Hallowed Hood, Hallowed Plate Mail e Hallowed un cazzo perché non ci bastano. Ok. Davvero presi per il culo i meccanici, presi per il culo tantissimo. Beh, manca Skeleton Prime che sicuramente sarà l'unico che cercheremo di affrontare in maniera decente. 3, 2, 1, boom. Uno set di Yora e Zor, vabbè. Mancano i pantaloncini, Graves, ecco qua. Da meno danno rispetto alla Obsidian, che porca troia, la trovo ancora un'armatura utile. Quindi, in totale,
Abbiamo 3 slot in più, quindi eravamo a 7 minions. E cazzo, che figata. E qui, ragazzi, dobbiamo farci due domandine. Qua ho tutto più 4 mili speed, che alla fine ora non è che serva molto, perché ci stiamo distaccando per quanto riguarda la mili speed, quindi per quanto riguarda le whip. Skeletron Prime non è aggirabile in alcun modo, come ho fatto con gli altri due boss. Cioè, non posso fregarlo, tra virgolette. Non posso andare più veloce di lui, perché lui corre più di me. Non posso pararmi il culo, perché lui passa i blocchi. Cosa devo fare? Per la prima volta devo giocare bene, però con un setup che mi permetta di farlo. Ovviamente, prendere troppi danni così random mi farebbe uccidere in maniera istantanea. Di conseguenza, ho costruito un setup che penso sia perfetto per questa boss fight. Tra l'altro, c'è una novità anche nell'inventario. Il setup che ho buildato è tutto più 4 difesa. Come vedete, arriviamo per ora a 57 punti difesa. Quindi questo che ho costruito è un setup tank. Lightning Boots, Shield of Cthulhu, Brain of Confusion. È tornato, ragazzi. Mi permette di non prendere dei danni davvero pericolosi. Per esempio, un danno della testa che gira. Questo me lo annulla completamente. Quindi io penso che il Brain of Confusion sia un oggetto che sia addirittura più forte in hard mode. Pygmy Necklace. È uno slot in più e ci fa comodo avere un minion in più, perché facciamo tanto danno. Samurai Emblem, Frozen Wings e Charm of Myths. Neanche vi spiego, perché già lo sapete, ragazzi. Il primo crafting che vi propongo è l'Optic Staff. Craftiamola, ecco qua. 39 summon damage, nessun reforge. Non penso che questa optic staff possa essere così buona. Il secondo oggetto sono questi amphibian boots, e andranno a sostituire i lightning boots. Voi direte: Gimet, perché stai facendo sta boiata? Allora, i lightning boots corrono a 34 miglia orarie. Questi corrono a 30, ok? Non è così tanto grave la situazione, dato che la maggior parte del tempo noi la passiamo volando. Che cazzo ce ne frega a noi? Questi amphibian boots hanno anche il buff delle zampe di rana, no? Questo ci permette di scattare molto più velocemente in aria. È importantissimo. Io considero gli amphibian boots superiori ai lightning boots. Secondo me è molto meglio tenere la blade staff. L'optic staff non raggiunge abbastanza danno per poter garantire lo stesso DPS della blade staff. La blade staff, come ben sappiamo, se ne frega per 25 punti della difesa del nemico. Aggiungendo Licor, perché ragazzi, vi devo dire anche una cosa, ho testato con la Sharpening Station, nonostante nella wiki ci sia scritto che la Blade Staff prende il buff della Sharpening Station, io ho fatto delle prove e non mi tornano i conti, sinceramente. Non prende il buff a quanto ho visto io. Usiamo Licor, sorpassiamo 20 punti difesa del nemico, aggiungendo 25 dalla Blade Staff riusciamo a girare 45 punti difesa contro i 48 della testa che gira di Skeleton Prime. Vabbè, sorpassiamo la difesa praticamente di tutti i pezzi. Utilizzerò anche la Durendal. Anzi, andiamo a reforgiarla. Quindi Durendal la vogliamo leggendari. Vabbè. Vabbè, onesto, esatto, onesto. Se magari mi esce un warding qua al primo tentativo, no, quando mai? Vabbè, warding subito. Vabbè, ragazzi, sono sculato con i reforge, non pensavo di spendere così poco. Come va, raga? Nel caso lo riprovo. Vaffanculo. Mamma mia, le Blade Staff. La Blade Staff è ignorantissima proprio. Cazzo, 177 è cosa? Ah, mi sono fatto beccare dalla bomba. Ecco 177 è cosa. Che il laser è una delle mie principali rotture di coglioni. Pff, vabbè. Sto schermando i danni come ho predetto. Cazzo, ma non ho preso i buff. Vabbè, sono handicappato. Niente, lasciamo perdere. Infatti non mi tornavano i conti. Ho fatto un calcolo veloce ora e non facevo i danni che dovevo fare alla testa. Cioè, non aveva senso. Forse riesco a ucciderlo direttamente dalla testa. Sarebbe il colmo, davvero. Sì, vabbè. Il DPS illegale, è illegale, non ha un senso logico. Sì, non mi tornavano i conti prima. Infatti dovevo... Cazzo. Dovevo fare un danno diverso, non 7-8-9. Ah, ecco qua. Cazzo, ragazzi. Il suono dell'alert mi sembrava quello del boss e mi sono triggerato malissimo proprio. E vabbè, mi fanno più danni i mob esterni che il boss stesso.
Niente, vabbè, Skeletron Prime muore di nuovo da un mio setup malefico. Come ho schermato il danno anche lì con lo Shield of Cthulhu. Vabbè, raga, non... Godo, godo. Sicuramente il setup deve essere differente usando l'Optic Staff, non questo. Questo è praticamente costruito per la Blade Staff che se ne frega appunto della difesa del nemico. Invece con questo non so se riusciremo a fare un danno come quello di prima. Riproviamo con l'Optic Staff e vediamo un po' la differenza. Magari mi sto sbagliando, magari è forte, però... Li vedo molto dispersivi questi coglioni. Una viverna, va bene. Li vedo troppo dispersivi, non hanno un bersaglio fisso. Guardate come cazzo fanno. Sono proprio handicappati. Niente, quindi avevo ragione, cioè proprio inutili. Se avessi dovuto usare l'Optic Staff, davvero mi sarei dato un pugno nei coglioni, facevo prima. Magari ce la posso anche fare, nel senso, però ci vuole un'eternità, magari si fa prima giorno, non ha senso, non ha senso l'Optic Staff in questo momento del gioco, quando abbiamo la... No, 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 sto evocando gli altri minion, non rompere i coglioni. A posto, perfetto. Niente, mi stavo un attimo preoccupando. Niente, quindi Blade Staff assolutamente promossa, senza alcun dubbio. Cioè, troppo forte.